Questa è l'agenda della mia giornata. Stamattina sono in centro Bologna, ho 5 appuntamenti. Da 30 anni Roberto fa l'agente immobiliare. Insieme a lui andiamo alla ricerca di una casa da acquistare. Questa è una mansarda in un fabbricato del 600, ha questo living molto importante. Il costo è di 670.000 euro per circa 190 metri. Seconda tappa. Qui siamo al sesto piano. La vista sulla città, abbiamo di fronte la Torre degli Asinelli. Prezzo 250.000 euro, optiamo per questo bilocale con vista a Mozzafiato e torniamo in agenzia. Questa è la proposta d'acquisto, proveremo la cifra offerta, la tipologia di pagamento. Poi ci sono i costi di agenzia che spaziano dal 2 al 3% in base alla dimensione e all'entità dell'operazione. In totale sono 7.500 euro più IVA e dopo il compromesso è la volta del notaio. Per un acquisto di questo genere lei si trova a spendere di pura imposizione fiscale 4.150 euro. Sì, ma fino ad oggi, perché dal 1 gennaio 2020 le imposte ipotecarie e catastali, oggi da 50 euro l'una, potrebbero triplicare. Un aggravio di 200 euro sul costo complessivo. Purtroppo le tocca anche pagare un onorario che è legato ai controlli che il notaio svolge, quindi 1.600 euro di onorari più IVA 22%. In totale, tra agenzia immobiliare, notaio e tasse, spenderemo di costi accessori per la casa ben 16.000 euro. La casa è un po' il bancomat dei nostri governi.